Non siete soli, chiamateci sempre. Con questo slogan la Polizia di Stato ha avviato in questi giorni una campagna di sensibilizzazione tesa a contrastare truffe e raggiri ai danni degli anziani. Un fenomeno in costante crescita negli ultimi anni. Basti dire che in Abruzzo si è passati dai 185 casi del 2013 ai 327 del 2015. Trend analogo a livello nazionale, visto che nel primo semestre del 2015 le truffe agli anziani sono state poco più di 8.000, mentre nel primo semestre di quest'anno sono salite ad oltre 9.100. Nei modi più disparati, ma il fine di questi malviventi è sempre lo stesso: guadagnare la fiducia dell'anziano, entrare in casa, distrarlo e poi portare via soldi o oggetti preziosi. Si presentano in maniera educata come operatori socioassistenziali, antennisti, dipendenti di aziende di fornitura, amministratori di condominio o amici di familiari e vicini. I consigli sono, tra gli altri, non aprire agli sconosciuti, accertarsi dell'identità prima di farli entrare, diffidare sempre degli affari eccessivamente convenienti e, se inavvertitamente è stata aperta la porta a sconosciuti, invitarli con decisione a uscire. In caso di situazioni sospette, non esitare a contattare i numeri di emergenza 112, 113 e 117. La campagna della polizia poggia sulla diffusione di un video attraverso i social Facebook e Twitter. La voce è quella del conduttore Gianni Ippoliti, con la collaborazione degli attori Fabiana Latini e Giovanni Platanini. D'estate c'è chi non va mai in vacanza, anzi è in piena attività. Sono i truffatori. Si presentano a casa vostra come appartenenti alle forze dell'ordine o per controlli su acqua, luce, gas o per consegnare pacchi truffa. Non siete soli. Chiamateci sempre.